Venite a Ravenna, venite a conoscere San Vitale, l'ultima pineta di Dante. Venite ad odorare il concime che si fa muraglia nel cielo. Venite a scoprire i tramonti, ad annusare la resina dei pini cacciati dalla mano tecnologica. Venite a consumare la fauna dove il canale Corsini brucia nel mare. Venite a pregare senza timore, dall'altare scende la giubba rossa e nulla è totale. Venite a scoprire un tenace isolamento dove il pane non si siede nelle mani. Venite a rincorrere le auto che chiudono le strade. Venite dove l'uomo è tutt'uno col tempo da spaziare verde alle stelle. Venite a vedere le valli che hanno le stigmate del ferro. Venite ad ascoltare il tuono dell'anice che di notte si esilia nel cielo. Venite a lasciarci. Ci stringeremo la mano dove la terra si sta rompendo per sempre. Il libro da fissione, come ti è venuta in mente questa idea? Beh, mi è venuta in mente perché ritenevo che la poesia dovesse uscire, diciamo, da un cerchio chiuso, dico un cerchio chiuso fra virgolette, vero? Che sono i libri, e che venisse, diciamo, portata alla luce di tutti, vero? Quindi io pensai di fare questi manifesti, vero? Essero affissi allo sguardo di un pubblico più vasto, vero? E che prendesse coscienza che anche la poesia poi non era un tabù, vero? Lo dico fra virgolette questo tabù, vero? Ma doveva essere un qualche cosa. Perché l'uomo, vero, dato che ci sono state delle emancipazioni in tanti campi, non vedevo perché non ci dovesse essere anche, vero, nella letteratura. E che reazioni hanno provocato? Infinite. È stato anche, diciamo, fra virgolette, uno scandalo, nel senso che l'ufficialità quasi non ci voleva credere. Non ritenevo che la poesia, vero, dovesse essere appesa nei muri fra infiniti altri manifesti, vero? Da, diciamo, dal centro all'estrema periferia. E ho conosciuto anche tante persone, ci è interessata la RAI, la televisione, le maggiori testate italiane, vero, dei giornali, dall'Unità, l'Osservatore Romano. E ho conosciuto anche tante persone che non avrei mai immaginato, anche con incontri, vero, nelle scuole e altro ancora. Tutto questo a cosa ha portato? Ha smosso le acque? Ha stimolato altri a scrivere,
a fare magari anche lo stesso tipo di esperienza o similari? Sì, diciamo il mio esperimento, lo chiamai così, vero, libero da fissione, dopo 15 anni venne ripreso anche dai poeti milanesi, Raboni, Lamarck e tanti altri, e anzi addirittura si fecero, come posso dire, se la fecero passare questa iniziativa come se fosse stata la loro, quando io invece ero arrivato 15 anni prima, quando invece, che poi dovetti scrivere, vero, ai vari giornali per spiegare la cosa con le varie documentazioni, e loro, vero, sul giornale dovettero mettere la smentita. Ricordiamo che il primo manifesto è datato 1971, sì. Che è quello che abbiamo visto prima. Sì. E a Ravenna come la presero? Cosa pensarono di te, anche gli altri poeti dell'epoca? Come quasi tutte le cose, per chiamiamolo per una persona emergente, vero? O comunque certe iniziative che possono anche scioccare, diciamo così, non ho avuto molte reazioni in positivo, cioè molto silenzio. E 10 anni dopo hai pubblicato con col Girasole Ravenna, la durata di un tapasso, che sono anche poesie che parlano degli anni 60, se ho visto bene. Sì, vengono di lontano, sì. La durata di un trapasso, perché questo titolo intanto? La durata di un trapasso perché è una Ravenna che veniva quasi da un isolamento, cioè la campagna, il lavoro della campagna, il Ravennate, per quanto sia vero, non ha mai avuto molto contatti con l'esterno. Per esempio, noi abbiamo avuto sempre la sfortuna che da Ravenna non sia passata una via Emilia, che una via Emilia portava persone di estrazioni diverse, vero? Quindi idee nuove, concetti nuovi, eccetera. E credevamo, vero, praticamente di poter vivere in eterno dentro, vero, a un nostro alone, vero, di vita, vero, così. Invece, vero, improvvisamente, vero, sono venute su, vero, le cose nuove, le tecnologie, eccetera, e praticamente abbiamo dovuto subire anche questo shock, vero, anche per colpa nostra. Ma nello stesso tempo, vero, l'uomo si è trovato anche un po' disorientato, perché doveva fare fronte anche, come devo dire, alle persone che venivano qui, vero, per poter lavorare, vero, nelle nuove industrie, eccetera. Ma nello stesso tempo, vero, la natura veniva violentata, perché io ricordo benissimo dove è stata costruita allora l'ANIS, vero, questo centro chimico, che c'era una pineta fertile, stupenda, unica, e lì hanno battuto migliaia e migliaia di pini secolari proprio. E questo io ne so, ecco perché anche la Ravenna, la durata di un trapasso, che poi anche tuttora si può dire, vero, perché è in continua trasformazione, e se vogliamo anche se da un lato noi troviamo il bene in questo grande sviluppo che c'è e che è in corso, però nello stesso tempo la natura paga sempre qualcosa, e a subirne è sempre l'uomo. Alcune zone sono praticamente colonizzate da extracomunitari, da gente di tutte le nazioni. Come ti trovi? Come un romagnolo doc come te, o anche come me, per esempio, che impressione ti fa, insomma, vedere la tua città in mano, non dico proprio in mano in senso cattivo, ma diciamo così, piena di queste persone che tutto sommato sono qua per lavorare, per guadagnarsi la vita, insomma. Sì, indubbiamente è un impatto forte, un impatto. La Ravenna del Ravennate, per l'evoluzione che c'è stata, diciamo, non c'è più, o comunque se c'è rimasto qualcosa, vero, sono isole che anche fatica, diciamo, riconoscere le tali. Io posso dire di questa Ravenna, vero, che
quando mi sveglio alla mattina e percorro le vie della città, e che è come se mi trovassi, diciamo, in una Parigi, perché vedo persone di diversi strati sociali, vero? C'è spazio extracomunitario che con un linguaggio che non lo posso, vero, se non lo posso, vero, diciamo, cogliere se non dall'espressione del viso, vero? Molte persone, vero, di colore. Quindi a un certo punto mi guardo un po' d'attorno e dico: ma sono veramente a Ravenna, pensando alla Ravenna che era, vero? Che era. Oppure, vero, mi trovo, vero, come dicevo prima, vero, in una Parigi o una simile. Vero? Ecco, quindi io mi pongo queste domande qui e non solo le devo accettare, ma devo capire che devo convivere con queste persone nella maniera migliore. Perché è giusto, vero, che ci sia questa integrazione, vero, perché, come posso dire, il cammino, vero, del progresso, vero, non porta soltanto a uno sviluppo tecnologico, ma ci deve essere anche uno sviluppo mentale dentro di noi che ci porta a capire che ci sono anche altre persone, vero, che possono portare anche ricchezza, non soltanto ricchezza, vero, con, come posso dire, con la loro buona volontà, vero, di fare bene, ma anche mentalmente. Che differenza trovi tra i poeti della tua generazione, di quella prima, magari, come Merboni, per esempio, e i poeti moderni, quelli che adesso hanno 40 anni, 30 anni, o 20 anni se ci sono? Beh, indubbiamente lo stacco è grande. È grande perché allora si viveva con uno spirito diverso. Praticamente la parola veniva scritta con lo spirito della sofferenza, del dolore e della privazione, vero? E quindi era un bisogno interiore, vero, di costruire anche con la parola, di costruire se stessi anche con la parola. Oggigiorno, vero, i poeti di oggi, vero, diciamo, è una poesia, fra virgolette, più leggera, più, come posso dire, discorsiva, e quindi ho tante riserve. La tua città in particolare cosa ti ha reso per tutti questi anni di attività, anche per il libro che abbiamo citato prima? Diciamo, non mi ha reso niente, penso che sia la città, che sia la città in debito con me, e nemmeno di poco. Le istituzioni locali. Ovviamente non hai avuto sovvenzioni per questa... Assolutamente, quindi... ho affrontato tutto io in 4 anni che... l'ho tenuto in piedi, vero? Praticamente partì da Cesena per arrivare a passare, vero, da L'Aquila, a Vicenza, a Bologna, a Firenze, a Palermo, nell'arco di questo qui, nell'arco di 4 anni. Quindi, diciamo, è stata un'esperienza chiaramente in perdita sotto l'aspetto economico. Ma questo qui senz'altro, anzi, anche abbastanza costosa, però la sentivo la cosa. La sentivo e, diciamo, l'ho vissuto proprio in prima persona, vero? Perché poi tutte le volte non è che poi passassi inosservata la cosa, veniva ripresa dalla stampa, mi scrivevano persone naturalmente studiosi, eccetera, che avevano piacere di conoscermi, vero? Posso dire da Roberto Roversi a Maria Luisa Spaziani, vero? E tanti altri, vero? Persone mi fermavano per la strada, mi fermavano, volevano sapere, vero? Ho letto che sei stato tradotto anche all'estero. Sì. È una bella soddisfazione. Sì. Sono stato tradotto anche in Cecoslovacchia da Fribor Zenek, che praticamente è il traduttore di Umberto Eco. Ah. Ed è stata una grande soddisfazione.
E quindi hanno tradotto proprio dei No, libri diciamo, so. hanno riportato delle mie poesie di Ravenna proprio su una rivista del luogo. Ho capito. Sì. Ti hanno poi invitato in Mi hanno qualche. invitato più di una volta. Sì, non ci sono mai Non sei mai andato. andato. No, infatti mi hanno dato 100.000 volte. Quindi la poesia è uno strumento di conoscenza del mondo, Per me del. la poesia, diciamo, è uno strumento quotidiano per poter anche vivere una propria libertà, dentro una propria libertà, e nello stesso tempo poterla, diciamo, mai delegarla agli altri, la libertà, mai cercare dagli altri, vero, ma se possibile sia l'uomo stesso, vero, poter dare, vero, questo frutto al prossimo. Certo, quindi la poesia è tipica dello spirito libero, di quello La poesia che. tipica dello spirito libero, dell'emancipazione, vero? Stare con i tempi, sforzarsi di stare con i tempi, vero? Cogliere i mutamenti e, se il caso, anche delle volte fermarsi. Fermarsi, che vuol dire anche crescere in questo modo. Quindi la poesia può essere anche una leva di denuncia. Indubbiamente la mia poesia è tutta una leva di denuncia, perché è vero, diciamo, nella società di oggi, che cammina forte, vero, dove una cosa scavalca l'altra, eccetera, perdiamo, diciamo, di vista quello che è l'uomo. È ricavata da Ravenna lavorata di un trapasso e parla proprio di questi luoghi. La nebbia lungo l'intarsio delle valli, assolate di gabbiani, è come il mare, ultima anfora di un paradiso bruciato. La notte insonne nel faro di Porto Corsini continua a levigare le ombre. A sera consumata, fra gente che non aspetta la mano dei miracoli, si riparla del battello quando passava davanti alla casa cantoniera. Nonostante questo rimase un poveretto che aveva più fame in realtà che Ma lavoro. ogni tanto viene qualcuno a fare delle interviste, fare E con la delle... scusa di recargli ma un beneficio non per è mezzo che di un ho, mio io non ho avvocato di voluto, perché Ravenna, lì affidavo lo bisogna sviluppo della entrare causa dentro del mio. bene e fare queste storie, Attrice del perché mio è una paese, storia, povero sarebbe una sciagurato, storia impietrito interessante, di mare, capisci? un pezzo Perché grosso, è che una spesso non paginetta un sapeva po', le cerimonie, diremo con l'abito così, una militare ricamato paginetta di addosso. cultura Non mi ricordo più di questo nulla, periodo, in cioè. quale ufficio, in quale carica lui fosse. Però ricordo bene che cominciava a fare la pancia tonda, era bianco e rosso. Nasce questa bottega, nasce come bottega artigiana e poi viene avanti, abbiamo creato una galleria che ha cercato degli autori abbastanza importanti, nazionali, hai capito, perché le prime mostre che abbiamo fatto, la prima apertura, da Sasso, a Treccani, a Sironi, a Migneco, hai capito? Poi avanti, avanti di lì, Che insomma. sono 40 anni, ho Sono saputo. 40 anni, facciamo questo lavoro qui. Allora era un periodo molto diverso, dove il rapporto umano era molto più caldo, hai capito? Dove la galleria era una specie di incontro, di cenacolo, dove ci si incontrava, dove l'artista, gli artisti si incontravano e si scontravano. Ed era interessante perché si viveva un periodo di crescita, anche dei linguaggi, eccetera. Ma oggi è tutto diverso, insomma. Non è detto che non ci siano degli artisti bravi, però ognuno va per conto proprio, sembra che vada bene tutto, ma non credo, insomma, dopo il tempo poi farà la sua seta. Chiaro. Eh? Sì. Poi
poi anche in arte oggi c'è una certa crisi, mi pare. Ma sì, dicono, però vedi, l'arte è sempre difficile giudicarla dai contemporanei, cioè i contemporanei fanno fatica a giudicare i propri contemporanei, secondo me. E ci vuole tempo per dare un giudizio dell'artista, un po' di tempo ci vuole, insomma. Sì, ci sono delle intuizioni, dei bravi critici che intuiscono, che intuiscono perché naturalmente hanno un retroterra culturale anche, e poi una sensibilità che entrano dentro certe cose. Però voglio dire che è sempre complicato e difficile giudicare il proprio tempo, insomma. È difficile capire, però si deve andare avanti. No, degli artisti ce ne sono anche dei giovani che cercano certi linguaggi. Però, sai, i linguaggi, il Novecento è stata, diremo così, la rottura di tutti gli stili, la ricerca di tanti stili e la spaccatura veramente incredibile che è venuta avanti, che poi sembra oggigiorno che abbiano detto tutto, ma non è vero, insomma, poi nascono, le cose nascono anche dalle tecnologie, c'è una tecnologia che sta avanzando in modo incredibile e sembra che vada al di sopra della ragione dell'uomo, e qui bisogna capire, e capire non è sempre così facile. Sapete?
come bottega abbiamo sempre creduto nell'interdisciplinarità delle arti, capisci? Cioè, questo legame che c'è fra l'arte, le arti figurative, la musica e la poesia, insomma, sono tre arti molto importanti che hanno un certo legame. In una fredda sera, capito, loro abbiamo fatto anche tutte queste cose qui, insomma, un po' con dei grandi poesi, consapevole della sua mancanza, sì, andò di sopra, gli forzò una serratura qui, e lo trovò morto di freddo nella sua stanza. Insomma, hai capito, dei poeti, poi tanti altri minori. Morto congelato, morto quello è solitario, abbandonato, poveretto. Sì, ma è tutto un lavoro, hai capito? A cercarlo con la lanterna è stato l'unico avvocato che si potesse definire onesto. E difatti. Sì. No, la documentazione, c'è una documentazione fotografica, non solo, ma ho anche tutto un archivio, l'ho tenuto dal conto, tutto, capisci? Quando si dicono i bei tempi andati. No, così la città come ha risposto all'offerta culturale che tu gli hai dato così generosamente per 40 anni? Qui sono passati tutti. No, la città adesso non è che risponda così. No, negli anni 60. Negli anni 60 sì, c'era una risposta. Più che altro era la gente che rispondeva, hai capito, che aspettavano queste mostre che noi portavamo qui, che poi erano mostre di autori importanti, e loro erano mostre di Guiduso, di Mileco, di Sasso, di Trecani, hai capito, di Gioppo Modoro, Morremi, tutti personaggi che hanno circolato qui, che ho anche lavorato insieme con loro, con Morremi, che ho fatto delle incisioni con lui, eccetera. Così, insomma, allora la città rispondeva molto di più, adesso risponde meno. Anche le istituzioni sono meno attente. Le istituzioni erano anche presenti, si presentavano, hai capito? Ma anche adesso, se vuoi, hai capito, gli assessori vengono nelle mostre, eccetera, non è che. Però c'è un clima, come devo dire, un clima che non ha, è poco stimolante, non ci sono degli stimoli, hai capito, non c'è più quel clima, hai capito, creativo che c'era in quei periodi, in quel tempo, mai. È un altro mondo, almeno per me che ho una certa età, insomma, che abbiamo vissuto quel periodo, forse ci siamo anche impiattiti noi. Beh, chiaro che... è vero, tutta lei. Beh, comunque gli artisti revenati come Ruffini, Gengandi, Velì, che hanno fatto anche la storia a livello nazionale. Sì. E possiamo dire che anche Ravenna ha dato un contributo grosso anche... Sì, hanno circolato qui anche, abbiamo discusso in quel periodo, abbiamo fatto tante mostre, li abbiamo fatti conoscere dei critici, come a Raffaele De Grada, come a Carluccio, come a Mario De Micheli, allora erano i critici che andavano, hai capito? E quindi oggigiorno non lo so, è un periodo così un po' difficile anche per comunicare, diremmo così, non è facile. Una volta, per esempio, quando veniva la gente veniva in galleria, anche quelli che non erano addetti ai lavori, ti chiedevano da dove partiva, magari capissi quel segno, che da dove veniva l'artista, eccetera, e allora nascevano delle discussioni. Oggigiorno le gallerie sono vuote, dove fai la mostra c'è gente magari all'inizio così e poi si sgonfia tutto. Non c'è partecipazione, non lo sento la partecipazione come i tempi passati. Perché voi facevate che cosa a livello di poesia, avete fatto? Sì, abbiamo, dico pure, noi abbiamo
abbiamo sempre pensato che le arti fossero legate insieme, che avessero un'interdisciplinarità, capisci? Le arti, la poesia, la musica e le arti figurative, quindi abbiamo fatto anche dei grandi poeti, qui è venuto Luzzi, è venuto Zanzotto, è venuto Tonino Guerra, Raffaele Alberti, Piero Santi, che qui poi è stato uno stimolo enorme. Piero Santi è stato uno che ci ha dato anche un aiuto notevole, insomma, in un certo negli anni 70. E poi tanti altri poeti, anche più minori, poi ha fatto performance, insomma è stato un periodo fruttuoso quello lì, fino agli anni 70. Gli anni 80 in poi c'è una caduta quasi verticale, che sembra, a differenza, cioè c'è questo da dire, che una volta gli artisti prima andavano dai maestri pittori ad imparare, eccetera, e lì naturalmente assorbivano il loro mondo inizialmente, poi dopo chi aveva talento usciva e faceva il percorso, la sua strada, eccetera. Oggigiorno invece non esiste più questo, non esiste più il maestro che insegna all'allievo, eccetera. Nasce dalle accademie, poi ognuno dopo va per conto proprio, e magari va in giro, guarda le mostre, cerca un proprio linguaggio, chi lo sa. È molto diverso il contesto. E quindi non sento più quel rapporto vero fra artista e artista per consultarsi e per portare avanti i propri linguaggi, insomma, per capire, non lo so, perché poi d'altra parte siamo anche in provincia, quindi non è che sia. Ti piaceva come poeta Vitali, Eugenio Vitali? Sì, è un poeta, veramente un poeta vero, hai capito, Vitali, no? Cioè, e poi è venuto qui diverse volte. Sì, qui abbiamo fatto tutti questi, anche questi poeti qui. Locali. Vitali e poi Walter Galli, non so se tu l'hai conosciuto, Fucci, Tolmino, hai capito? Ecco, sono venuti qui. Navigare è difficile a corda di stella in questa pianura dilatata dall'ascia del tempo per fare festa al cielo sotto il mare. Dal porto alla pineta che non dorme, un gorgo di uomini scommette sulla durata di un trapasso. Non bastano più le crepe di parole. Il mare si è fatto legna da ardere con reti devastanti.